Ben trovati amici di Crazy Motor Life ad un nuovo post Superbike. Oggi un ospite particolare ci racconterà le sue impressioni del weekend di gara appena trascorso per quanto riguarda la World Superbike ad Aragon. Con noi ci sarà Carlo Pericolini. Ciao Carlo! Ciao Giacomo, buonasera! Presentati ai nostri follower. Chi è Carlo? Carlo è un ragazzo che aveva una passione incredibile per questo mondo e alla fine si è ritrovato a fare quello che desiderava. Cioè, in questo momento sono manager di due piloti incredibilmente capaci, Emanuele Vocino e Omar Bonoli, e anche di una ragazzina che è Anna Mercuri. Collaboro attualmente con alcuni team e quello che vedete qui dietro appunto è il principale, cioè Alfonsi Racing per Yamaha. Bene, allora, dopo questa breve introduzione andremo a toccare i punti salienti di questo weekend della World Superbike, ma sempre dopo la sigla. Eccoci in studio, weekend appena trascorso, tre gare entusiasmanti, ma partiamo analizzando gara 1 di questo weekend ad Aragon per la World Superbike. Alvaro Bautista parte in maniera molto confident, sicuro del suo passo gara, irraggiungibile da tutti gli altri, ma un passo falso e si sdraia ben due volte in gara 1, facendo un grandissimo regalo all'altro pilota del team Aruba Ducati, Michael Rubens Rinaldi. Carlo, come hai visto Alvaro in gara 1? L'ho visto, proprio come hai detto tu, combattivo, forse davvero sicuro di se stesso, però magari secondo me non si aspettava questo grande livello di competitività che in gara ha dimostrato Johnny Lee e Toprak. Chiaramente è andato fortissimo, però a un certo punto secondo me ha sofferto veramente la velocità di Johnny e di Toprak. Il pilota Yamaha ha una guida spettacolare, riesce sempre ad avere una visione logica della gara, come se lui riuscisse a vedersi da fuori, cioè riesce a controllare tutta la situazione, riesce sempre a portare a casa il miglior risultato. Non per nulla anche questo weekend porta a casa 3 secondi posti. Gara 1 si pensava potesse vincere, ma uno straordinario Michael Rubens Rinaldi inizia la sua rimonta in direzione di Toprak e di Rea, fino al punto che li sorpassa con una forza e una volontà d'animo strabiliante. Ma analizziamo un secondo weekend di Toprak. Cosa pensi di questo pilota? Chiaramente ci troviamo davanti a forse uno dei talenti più grandi che la Superbike abbia avuto fino adesso. Toprak, personalmente, questo weekend di gara non l'ho visto, diciamo, libero di guidare come fa al solito. L'ho visto un pochino più impacciato, sembrava quasi più legato, tant'è che poi faceva un po' di fatica, no? Secondo me questo è dovuto un pochino anche al fatto che il prossimo anno arriverà BMW, magari Toprak è, diciamo, impegnato anche con quest'altro pensiero, no? Quando arriva un contratto nuovo, chiaramente cambiano tante cose, però io questo weekend personalmente non l'ho visto al massimo, mi aspettavo qualcosa di più. Qualcosa di più non ce lo si poteva aspettare da Michael Rinaldi. Ha fatto una rimonta in gara 1 straordinaria e che sorpassi. Michael è stato incredibile, ha fatto tutto il lavoro, perché poi Alvaro appunto se n'è andato a terra, ha preso sulle spalle l'impegno del team Aruba nonostante appunto sapesse che il prossimo anno non ne farà parte. Questo secondo me fa davvero onore a Michael e ha dimostrato comunque davvero quanto è bravo, è un grande professionista. Michael che il prossimo anno molto probabilmente potrebbe fare anche un salto di campionato, ma se volete saperne di più per quanto riguarda il mercato, per quanto riguarda le new entry nella World Superbike per il 2024, andate a guardare la puntata che abbiamo appena registrato con Carlo Baldi, ve la lascio su giù da qualche parte nello schermo, cliccateci sopra, saprete tutto quello che succederà per il mondiale World Superbike 2024. Carlo, rimaniamo in casa Ducati. Danilo Petrucci, ma che rimonta ci ha regalato in gara 1. Incredibile, mi ha emozionato, entusiasmato
è la parola esatta. Ha fatto una rimonta con ben 19 sorpassi. Finalmente un passo gara incredibile. Purtroppo grave per lui scivolare in Super Pole e piazzarsi ultimo, altrimenti avrebbe sicuramente battagliato per il podio. Sono contento perché vedere un Danilo così significa che sta trovando la quadra, significa che sta lavorando con il team nella direzione giusta. Fare dei sorpassi così, lui si sentiva sicuramente bene sulla moto, è stato incredibile. Ci fa ben sperare per il prossimo anno che possa essere il quarto pretendente al titolo? Ne sono sicuro, ne sono convinto. Questo per lui è un anno dove sta imparando, sta prendendo le misure, sta prendendo i riferimenti. È il primo anno, quindi loro hanno proprio da dove prendere i riferimenti. Il prossimo anno, siccome avendolo già affrontato, avranno su che lavorare e saranno sicuramente più pronti. Secondo me ce lo possiamo tranquillamente aspettare, forse esagero, ma in lotta per il titolo del prossimo anno. Tra i ducatisti possiamo dire che questo weekend c'è stato un grande assente, Axel Bassani. Me lo aspettavo molto più competitivo, e anche il fatto che lui ci abbia abituato a stare nelle posizioni che contano, mi aspettavo un qualcosa in più. Sono d'accordo, Axel è un ragazzo, oramai l'abbiamo imparato a conoscere tutti, ha coraggio e forza da vendere, e anche quando le situazioni sono difficili ne è uscito sempre con delle grandissime gare. L'ho visto un pochino più sulla difesa. Diciamo che gara 1 e il grande colpo di scena è stato semplicemente l'errore di Bautista. Ciò non toglie la grandissima rimonta e la grandissima vittoria di convinzione e di forza che ha fatto Michael Rubens e Rinaldi. Ma un altro italiano ci aveva fatto sperare bene in gara 2. Purtroppo la sfortuna, quando ci deve vedere, ci vede benissimo. Sto parlando ovviamente di Andrea Locatelli. Un ragazzo d'oro e ha fatto una gara veramente bellissima. Costantemente più veloce di Toprak, tra l'altro. Diciamo che lui lo fa spesso. È spesso più veloce di Toprak in uscita, come velocità massima, però questa volta era veramente costante. La mia scommessa era, quando l'ho visto davanti i primi giri, ho detto durerà fino alla fine, e poi era così, finché purtroppo, come hai detto te, la sfiga ci vede benissimo, ha avuto la rottura, credo, del motore. Questa volta non si parlava di Papa, ma abbiamo visto due fumate bianche in gara 2. Il motore della Yamaha di Locatelli e quello del team Barney di Petrucci, che fino a quel momento si pensava potesse raggiungere verosimilmente l'ottava posizione. Anche in gara 2 Petrucci, autore di una rimonta straordinaria, bellissimo da vedere, ha sofferto un po' di più a livello di tempi, era un po' più lento rispetto a gara 1, ma anche lui tradito dal proprio motore. Brutta sfortuna anche per Danilo, che ha messo anima e cuore in tutta la gara e lo ha dimostrato. Forse il cambio delle temperature magari lo hanno trovato rispetto alla mattina un pochino meno prestante, però è andato sempre molto forte. Non fa niente, sono cose che succedono. Secondo me comunque lui esce questo weekend veramente a testa alta. Per me un pilota che esce sempre a testa alta dal circuito, anche se in questo periodo i suoi risultati non sono quelli a cui eravamo abituati, è l'inglese Jonathan Rea. Con un mezzo nettamente inferiore si inventa di tutto, linee completamente diverse per riuscire a stare assieme agli altri. Passava dappertutto, era incredibile. Sono d'accordo con te, è capace di cose che ribadiscono comunque il motivo per cui lui abbia vinto 6 mondiali. Sembra quasi sempre lui l'uomo da battere, è veramente una persona coriacea, non molla mai, è davvero un campione grandissimo. John lo ha dimostrato, sappiamo tutti che la Kawasaki è un progetto invecchiato, non evoluto rispetto agli altri, e lui però dà sempre il massimo fino all'ultimo, tant'è ragazzi ha fatto una qualifica incredibile, cioè ma che tempo ha fatto, ricordiamolo, partiva in pole position appunto, poi in gara 2 le gomme forse lo hanno tradito, perché magari ha spinto tanto all'inizio e forse appunto le gomme lo hanno tradito, però ragazzi gara 1 e Super Pole Race veramente ci ha fatto saltare sul divano stavolta. E comunque torna a casa con 2 podi in gara 1 e nella Super Pole Race, dove occupa il terzo gradino del
del podio. Grande, grande davvero. E il podio di gara 2 ci dà la conferma dei valori in campo. Alvaro Bautista sempre sul gradino più alto e Toprak a marcarlo da vicino. Questo sì, è vero. La forza di Alvaro quest'anno e anche lo scorso anno è questa sua incredibile costanza, questa sua incredibile capacità di portare la moto al limite e conservare quel poco la gomma fino alla fine. Se gli serve, se ha la possibilità di andare avanti e scappa, difficilmente lo prende. Chiaramente è l'uomo Ducati che, come sanno tutti oramai, interpreta meglio la V4R. Vorrei portare all'attenzione appunto quello che è successo in gara 1. Alvaro si è steso, si è rimesso in piedi e comunque gira con i stessi tempi di quando è scivolato. Quando è scivolato non mollava la moto, lui voleva tornare in pista il prima possibile e poi alla fine ci ha provato. Un pilota che dopo quello che è successo, con quello che si sta giocando, tira comunque una staccata in quel modo all'ultima curva dell'ultimo giro e poi si stende, secondo me ha fatto il suo lavoro, ci ha provato fino alla fine. E poi secondo me gli è bastato solamente tirare un po' le fila di quello che aveva fatto in gara 1 per poi mostrare appunto quello di cui era capace in gara 2. Ma quello che mi ha entusiasmato di Alvaro questo weekend è stato onestamente la Super Pole Race. Non voleva semplicemente arrivare sul podio, voleva vincere ed è stato autore di due sorpassi clamorosi. Se non avete visto la gara andate a rivederla, perché solo questo sorpasso là vale tutto il weekend. Verissimo, veramente non me l'aspettavo, non ero pronto a vedere un Alvaro così combattivo appunto dopo quello che era successo in gara 1, sapendo che poi la Super Pole Race, come sapete, fornisce anche la metà dei punti, no? E lui però poteva tranquillamente magari non forzare così tanto, però l'ha fatto, è stato incredibile, ha fatto dei sorpassi, ragazzi andatevelo a vedere davvero. Non per niente porta il numero 1 sulla crena. È la dimostrazione veramente del professionista, dove non può ci prova e dove può fa spettacolo. Per questo weekend della World Superbike è tutto. Se non ci seguite, iniziate a seguirci, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ci vediamo alla prossima. Grazie Carlo per il tuo contributo e a tutti voi. Ciao! Ciao a tutti, grazie Giacomo.